mondo, dove l'Europa, dove l'America, dove l'Africa, e da lì si poteva ricostruire una storia del mondo, quindi molto più limitato di quello che avevamo, ma secondo gli occhi degli attori locali, quindi secondo gli occhi di un personaggio politico e religioso di primo piano, vicino al sultano del Borgo nel XVI secolo, che ha fatto un'opera politica a un momento dove il sultano del Borgo ne aveva politicamente bisogno. E da lì, da questa base, si può fare una nuova storia del Borgo. Sì, è interessante come tu tante volte ripeti che il Borgo era uno stato, come hai già detto quali sono i termini, cioè il territorio, la popolazione, sovrano, eccetera, era uno stato esemplarmente mobile, di grande mobilità. E infatti in questo stato, diciamo in questo mondo Borgo centrato, chiamiamolo così, c'è anche, questo è interessantissimo, direi che la classificazione delle popolazioni attorno, no? Sia quelle su cui Borgo esercitava potere, sia quelle che stavano sulla periferia di questo discorso. Abbiamo già detto, lo diremo dopo, l'importanza dei commerci, no? E poi, altra domanda dopo, dell'Islam e la sua trasformazione, sempre collegata al potere. Quindi questa classificazione delle popolazioni che è legata a questo sistema bornocentrico e anche all'ambiente. Io ho molto apprezzato tutti i capitoli che tu hai dedicato alla questione dell'ambiente in quella regione. Tra l'altro, un problema importante anche oggi, perché il lago Chad sta prosciugandosi, questo anche i bassi, dipende dai momenti. Comunque, quando ho sentito io parlare l'ultima volta da una mia amica che faceva ricerca da quelle parti, erano molto preoccupati, però ammetto che è stato qualche anno fa. Allora, la classificazione è una cosa molto interessante perché soprattutto è politica, e questo è fantastico. Uno degli accusi che è stato fatto su questo testo è che un accademico che si chiama Diak Long, quando ha tradotto uno dei due testi, ha detto che l'autore non usava i termini arabi correttamente. E infatti questo studio lessicale era anche per vedere se le parole che lui usava, perché Arna per fortuna non era di madrelingua araba, era un kaduri, quindi parlava una lingua diversa da quella che scriveva, in cui scriveva. E quindi ho cercato di capire, ma allora tutte le parole che usa sono parole che usa a posto, lo fa con la coscienza di usarle, infatti sì, lo fa con una piena coscienza. Per esempio, quando parla di varie popolazioni che abitano soprattutto nel Sahara, che sono i Tuareg, o i Tubu, che sono una popolazione che vive dal nord della, cioè dal sud della Libia, in Fezzan, e in tutta una zona attorno delle montagne del Tibesti, che sono nel Chad attuale, in questa zona. Questa zona. Andiamo. Ah, questo sono le fasi nostre. Ecco qua. Qua c'è il Tibesti. Quando parla di questa popolazione, usa sempre il termine Kabila. Il termine Kabila vuol dire tribù. Però non va mai usare il termine territorio o popolo. Invece, quando parla di formazioni politiche che sono più sedentarie, diciamo, o almeno che hanno una territorializzazione del loro rapporto con lo spazio, va a usare altri termini come territorio, ard, come frontiere, hudud, come ahl, come popolazione. Quindi lui fa una classifica delle popolazioni, classifica il mondo, ed è normale, cioè noi classifichiamo sempre il mondo. Però lo fa anche con dei motivi politici. Per esempio, la popolazione Sao, che è una popolazione che viveva vicinissimo dalla capitale del Borgo, contro questa popolazione il sultano va a dichiarare un jihad,
e anche l'uso delle parole relative alla guerra, delle parole per l'Islam politico sono molto precise. E quindi usa il termine jihad contro queste popolazioni. Queste popolazioni, lo sappiamo, anche grazie al testo di Ahmad Ben Fultuà, erano popolazioni sedentarie che vivevano dentro città e dentro una foresta. Quindi non possiamo parlare di popolazioni mobili, nomadi. Però lui usa il termine Kabila per queste popolazioni. E quindi si chiede, ma perché usa il termine Kabila contro queste popolazioni che molto probabilmente erano, sopportavano un'altra branca della dinastia, quindi questo jihad è nell'ambito di una guerra civile. Perché fa quello? Perché infatti in questo periodo va a cacciare via tutte queste popolazioni da dove vivono, e quindi usa un termine kabila, quindi tribù, va a desolidarizzare questa popolazione dal loro territorio, e quindi dà la giustificazione a livello dialettico da un motivo di perché queste popolazioni sono cacciate via dalle loro zone. E quindi la classificazione va anche a essere molto legata al discorso politico. Per andare verso l'Islam e il commercio, e quindi i contatti con il Nord, però sempre rimanendo nei discorsi, che io adoro tutti i discorsi. Andiamo a Tripoli, quindi viaggiamo più al nord. Tripoli, quindi in Libia oggi, era la città con cui il Borno faceva più commercio nel XVI, XVII, XVIII, fino al XIX secolo. E a Tripoli c'era una comunità africana nera importante, sia schiavi che non schiavi. E in questa comunità circolava nel XVII secolo, negli anni 1670, una storia che era un miracolo raccontato dentro la comunità. Si diceva, e questo lo sappiamo grazie a un francese che era stato fatto schiavo a Tripoli a quell'epoca, che i neri di Tripoli, e soprattutto quelli dal Borno, dicevano che il sultano del Borno si trasformava in un gatto. Si trasformava in un gatto perché era talmente religioso e islamico, musulmano, che aveva avuto il karamat, quindi una sorta di miracolo, perché era un santo, e che il gatto era l'animale preferito del profeta Muhammad, e quindi lui aveva la possibilità di trasformarsi in un gatto. Il problema è che quando questi bornoani litigavano con altri neri di Tripoli, e soprattutto neri che venivano dall'Air, che era una zona molto in conflitto spesso con il Borno, i neri dell'Air prendevano in giro quelli del Borno, dicendo, dentro l'ambito di un conflitto, ma voi comunque il vostro sultano è il re dei gatti, quelli lo prendevano in giro. E lì si vede varie cose di cui posso parlare dell'Islam. Prima di tutto si vede che gli schiavi e i commercianti neri che hanno attraversato il Sahara tenevano con loro, e questo si dimentica sempre perché pensiamo che i neri che sono schiavi non perdono la loro identità. Al contrario, tenevano la loro identità e tenevano l'identità politica, quindi sapevano chi era contro di chi era la loro identità, e soprattutto riproducevano all'interno di Tripoli i conflitti politici della loro zona di nascita. Questo è il primo coso. Il secondo coso dimostra quanto l'Islam si è trasformato nella zona del sud del Sahara. Questa è l'altra domanda importante, perché attraverso questo lavoro noi possiamo percorrere con le trasformazioni dell'Islam e del credere, che poi sono lo sfondo di quella che è la caratteristica ancora oggi delle differenze e delle trasformazioni. Per continuare con la storia, questo miracolo che è stato creato un giorno col
qualcuno ha creato, serviva la politica esterna del sultano, chiaramente, poi era stato usato dagli altri per prenderlo in giro. Ma perché ha usato l'arma ideologica dei miracoli a un certo momento per cercare di imporre il suo potere nei discorsi del potere, nei discorsi di legittimazione? Questo è legato all'evoluzione delle pratiche dell'Islam nella zona, perché parliamo del XVII secolo, ma nel XVI secolo, quindi all'epoca di Ahmad ibn Fattuh, questi miracoli non esistevano. Infatti i sultani un secolo prima non usavano i miracoli e il carisma del sultano per esprimere la legittimità, usavano la genealogia e la titolatura islamica. Quindi il sultano del Borno era califfo, il califa, Amir al-Mu'minin, era un discendente sia del Quraysh, quindi la famiglia del profeta, che dei Himyar, che i Himyar era una dinastia preislamica del Yemen. Ovviamente questo era una costruzione, e questo già al-Khashoggi, quindi nel XV secolo, questa storia del fatto che i sultani del Borno erano sia Quraysh che Himyar circolava, e al-Khashoggi diceva che era a caso, cioè non era vero. Ma quello che è successo è che i sultani del Borno nel XVI secolo usavano questa legittimità, che era supportata dal pellegrinaggio alla Mecca, e questo è un altro capitolo fondamentale nel mio libro, perché il pellegrinaggio alla Mecca è un capitolo in sé. Comunque nel XVII secolo l'Islam Sufi andare in concorrenza contro i poteri della zona, che erano già musulmani, e quindi questo miracolo del sultano, e ce ne sono altri di quell'epoca precisa, questo miracolo del sultano è un'adattazione, perché i sultani del Borno vedono questa trasformazione sociale delle pratiche dell'Islam, e quindi per conservare la loro legittimità devono anche aggiungere un capitolo alla loro legittimità. E quindi da sultani che avevano la nisba, quindi la genealogia per supportare la loro legittimità, diventano, certo che sono ancora Quraysh e Himyar, non si perde, però in più sono amici di Dio, hanno la barakah, quindi la benedizione, e fanno miracoli, e miracoli straordinari. Per esempio, quel sultano che si trasforma in un gatto, un giorno aveva un caso giudiziale di fronte a lui, e non sapevano come risolverlo perché mancava un libro, e in un libro al-Azhar, quindi in Cairo, in Egitto, avevano quel libro che trattava di questa problematica. Il sultano del Borno sulla sua sedia ha detto: aspettate un attimo, ha fatto questo, ha allargato il suo braccio, ha preso il libro dentro al-Azhar e l'ha preso, e poi ha detto: è così che si fa. Quindi, al di là del fatto che dimostra un uso dello scritto come strumento del potere, dimostra la sua religiosità e la sua santità, ma dimostra i legami fortissimi che ci sono tra il sultanato del Borno e il Cairo e l'Egitto, e come questi legami si trattengono, e questo è un caso unico nel tutto il mondo islamico. Si trattiene grazie al pellegrinaggio alla Mecca. Infatti, quello che è eccezionale è che i sultani stessi fanno il pellegrinaggio alla Mecca, e che un pellegrinaggio alla Mecca a quell'epoca durava minimamente un anno e mezzo. Questo sultano che si trasformava in un gatto, che era Hajj Ali bin Omar, ha fatto il pellegrinaggio durante il suo regno 4 volte. E allora si può spiegare, ci sono varie spiegazioni, anche le spiegazioni politiche a questi pellegrinaggi, però questa capacità
di fare il pellegrinaggio, di tornare vivo e di fare che il suo stato è ancora lì, che nessuno ha preso il potere, è eccezionale. E quindi spiega veramente la particolarità di questo sultanato che è profondamente islamico e non è un islam africano, cioè almeno quello che ho fatto nel mio libro è che ho adottato un punto di vista islamocentrato, non centrato e islamocentrato, quindi sono partito dal presupposto che studiavo una società islamica non diversa dalle altre società islamiche del mondo. E quindi nel mio libro si sente, uso sempre il termine sultano, sultanato, non uso altri termini, che i sultani del Borno si chiamavano anche Mai, che era il titolo locale. Io uso sempre il sultano perché loro, nei loro testi, usano il titolo di sultano. E questo dimostra il loro legame con l'Islam, ma anche l'estrema mobilità del potere. Ed è questa mobilità è un tratto essenziale della pratica del potere in queste zone, cioè non solo del Borno, ed è una tematica che prende, se mi ricordo bene, almeno 2 o 3 capitoli del mio libro su 8. Senti, una domanda che tu accenni a questo, ma forse su cui bisogna riflettere. La decadenza dello Stato del Borno, come è stato descritto, poi matura con l'inizio dell'Ottocento, quando nel 1804 arriva nella regione vicina la jihad del Fobio, che è quella che determina la sottomissione delle popolazioni Hausa ed altre, che le islamizza, non completamente ma certamente, e che oggi rappresenta all'interno non solo della Nigeria, diciamo così, l'ambito musulmano più noto, più importante e più importante all'interno del contemporaneo Stato nigeriano. Allora, questo è molto complesso, ovviamente. Un tratto fantastico e soprattutto che è molto legato alla metodologia che ho usato, quindi partendo dalla storia della rappresentazione, poi per finire alla storia politica, ma in mezzo ho aggiunto anche una geostoria, quindi ho cercato di capire come funzionava lo spazio, il milieu, il famoso milieu di Baudelaire, nella zona e nelle diverse zone che erano descritte come zone logiche da parte di Ahmad Ben Fattah. Nel XVII secolo succede una cosa particolare che va ad affettare tutto il mondo, che è il piccolo età glaciato, il Little Ice Age. Sì. Il piccolo età glaciale. E questo legato anche alle trasformazioni religiose della zona, ma anche all'arrivo degli europei non in la zona che studio, perché gli europei arrivano soltanto nel 1900, ma sulle coste dell'Africa va a avere una serie di conseguenze molto importanti. La prima conseguenza quindi è The Little Ice Age. The Little Ice Age va ad avere un effetto molto strano nel XVII secolo nel Sahel. Invece, cioè, al contrario di quello che succede in Europa, dove l'Europa diventa più umida e più fredda e che subisce delle trasformazioni del paesaggio molto forte, per esempio l'Italia, prima del XVII secolo era molto famosa per il grano, la cultura del grano con le pianure. Il XVII secolo, essendo una periodo molto umida, le popolazioni vanno a smettere di fare di coltivare il grano, ma invece vanno a sviluppare, cioè il centro economico dell'Italia va a passare dalla pianura alle colline e alle montagne, e quindi va a svilupparsi quel paese, cioè il paesaggio molto conosciuto oggi nel Mediterraneo, che sono le olive, il vino e le pecore.
Nel Sahel succede totalmente il contrario. Abbiamo un periodo di desertificazione, non di desertificazione, ma di aridità molto forte. Però quell'aridità va a toccare solo il Sahel, che il Sahel è questa zona lì. Ma al sud del Sahel, al contrario, ci sarà un periodo molto umido. In questo periodo, e quindi abbiamo, non hanno parlato per niente del lago, ma il lago Chad è veramente fantastico, una roba molto molto particolare. Il lago Chad prende l'acqua dalle montagne al sud, però il lago Chad è pochissimo profondo ed è per quello che il lago Chad in certi momenti va a essere totalmente secco e in altri momenti sarà pienissimo e molto largo. E infatti in questo periodo siamo in un momento dove la zona è arida, secca, ma il lago Chad è pienissimo. Perché? Perché al sud piove e quindi il lago Chad è pieno, e questo è un paradosso. Comunque questa fase di aridità va a fare che ci sono delle pressioni delle popolazioni Tuareg e Tubu che vengono dal nord, dal Sahara, e che vanno a esercitare una pressione demografica e politica fortissima sulle oasis del Sahara, che erano controllate dai sultani del Borno. E nel frattempo il sultanato del Borno va a indebolirsi e a sviluppare le comunicazioni e le relazioni con il sud, il suo sud, che è qua. Il problema del Borno rispetto ai Hausa, dove si è sviluppato il sultanato di Sokoto, è che al sud del Borno ci sono delle montagne e che queste montagne fanno un ruolo di frontiera con il sud. Gli europei, avevo parlato degli europei, in quel periodo iniziano a installarsi al sud e a commerciare con l'interno dell'Africa. E tra il Borno e gli europei ci sono gli Hausa. E quindi gli Hausa vanno a diventare gli attori commerciali più importanti e più ricchi della zona fino ad oggi, in pratica. E quindi il Borno si trova che prima che gli europei arrivassero era al centro dei scambi, cioè il nostro, erano veramente nella una zona di crocevia tra Africa dell'Ovest e Africa dell'Est e con il nord, con l'Africa del Nord. Con il sviluppo di questo asse commerciale, i Hausa vanno a prendere un'importanza molto più ampia. E soprattutto questi famosi Tuareg che vengono dalla Ira vanno con gli Hausa controllare il commercio con il nord del Sahara. E quindi il Borno, da posizione centrale, va a diventare molto marginale. Aggiungiamo